Bentornati amici, oggi parliamo di come viene gestito e organizzato uno shooting fotografico. Partiamo dal principio. Generalmente uno shooting nasce da una richiesta precisa da parte di una delle due parti in gioco. La cosa che succede più spesso ovviamente è che sia un potenziale cliente a richiedere un servizio fotografico di qualche tipo, che sia un servizio fotografico food, che sia still life, che sia di ritratto, qualsiasi cosa. Di solito si parte da una richiesta specifica di un cliente. Può anche succedere il contrario, ovvero può anche succedere che sia il fotografo a richiedere una prestazione da parte di un modello, una modella o di un attore. Quindi non è detto che sia per forza il cliente che fa la richiesta iniziale. Ad ogni modo si parte da una richiesta iniziale. A fronte della richiesta iniziale viene solitamente stabilito un preventivo. Facciamo un esempio: mi viene richiesto uno shooting di food in un'altra città che dura mezza giornata, farò un preventivo basato sul tempo che mi occorre per realizzare il servizio fotografico, sul fatto che è in un'altra città e quindi sul fatto che c'è un viaggio di mezzo e che mi devo spostare, e sull'eventuale tempo che sarà necessario per post produrre le immagini. Viceversa, mi viene richiesto uno shooting di ritratto a due passi da casa mia e mi richiederà 20 minuti, farò un preventivo basandomi sempre sugli stessi parametri. Ovviamente saranno due preventivi diversi. Un'altra caratteristica che può differenziare i preventivi è la tipologia di cliente, nel senso che ovviamente se un privato mi richiede un servizio fotografico non gli farò la stessa cifra che faccio a una multinazionale. Questo semplicemente perché il privato può permettersi di spendere una certa cifra, mentre i soldi disponibili per una multinazionale sono ben diversi. Al di là della cifra che il cliente è disposto a spendere, che è comunque un parametro molto importante, bisogna anche calcolare che utilizzo verrà fatto delle immagini. Ovviamente se io sto facendo delle foto per un privato, probabilmente il privato ne farà un utilizzo privato, ovvero non guadagnerà soldi con le immagini che io ho realizzato. Viceversa, se stiamo parlando di una multinazionale, è evidente che nel momento in cui assume un fotografo utilizzerà per scopi commerciali le immagini, quindi andrà a ottenere un guadagno sulle immagini che io ho realizzato. Per questo motivo la cifra sarà superiore e a conoscere bene l'azienda si potrebbe anche pensare di fare un preventivo più o meno alto a seconda della tipologia di azienda, del fatturato che ha e dell'utilizzo che farà delle immagini. Anche lì, ovviamente, se un'azienda mi contatta per avere un servizio fotografico per utilizzo interno è un certo tipo di discorso, è un utilizzo più limitato. Viceversa, se un'azienda mi contatta per avere un servizio fotografico che andrà poi sulla cartellonistica o sulle delle campagne social, lì è un'altra faccenda, perché lì è possibile che il mio servizio possa valere molto di più per l'azienda, quindi che sia disposta a pagarmelo molto di più. Superata questa fase preliminare, in cui più o meno si cerca di capire le reciproche esigenze e di trovare un punto di intesa in maniera tale che io non stia lavorando troppo per il cliente e il cliente non mi stia pagando troppo, si può procedere a definire come organizzare lo shooting, ovvero si passa a stabilire che cosa serve, quando realizzarlo, in che modo e con che tempistiche. Le tempistiche ovviamente sono dettate dalla tipologia di shooting, nel senso che se si tratta di still life con scontorno e tracciato di ritaglio ci vorrà il tempo fisico di realizzare gli scontorni, se si tratta di ritratti ci vorrà il tempo fisico di post produrre tot immagini. Cose importanti da stabilire prima di fare il prezzo sono anche queste, ovvero la post produzione sarà inclusa o esclusa, e nel caso in cui sia inclusa su quante immagini, perché spesso il cliente tende a dare per scontato che la post produzione venga fatta su tutte le immagini realizzate nello shooting. Ora, mediamente quando io esco a scattare me ne torno a casa con 300 immagini. Ovviamente non sono tutte buone, diciamo che mediamente ce ne sono 4 fuori fuoco, perché ogni tanto sbaglio io, ogni tanto la camera si confonde, quindi su 300 foto 4 sono completamente da buttare perché sono fuori fuoco. Magari ce ne sono 6 o 7 in cui la persona ha l'occhio chiuso se si tratta di ritratto, e quindi ne abbiamo buttate 10 su 300, le altre sono tutte buone. Questo è un problema, perché ovviamente diventa un problema per me se devo post produrre 290 immagini, ma diventa un problema, credetemi, anche per il cliente, perché è vero che un cliente vuole la più ampia scelta possibile, perché magari su 200 foto si piace soltanto in 3 e quindi le vuole comunque vedere tutte per identificare quelle in cui si fa meno schifo. E dico meno schifo per scherzare, nel senso, il cliente mediamente guarda le foto e non è che si piace in tutte, quindi dice: in questa ho una faccia brutta, in questa sembro grasso, in questa anche sia uomini che donne indifferentemente, qui mi si vede la stempiatura, qui mi si vede il neo, qui sembro grasso, qui sembro magro, qui ho la spalla storta, qui ho il naso troppo di là, cioè magari si piacciono solo in 10 delle 290 foto buone. Quindi è un problema anche consegnargliele tutte. Ora, normalmente gli si manda un provino di tutte quante, perché quelle buone comunque gliele si fa vedere, però il punto è, di quelle 290 gliene si fa scegliere un tot, non si post producono tutte.
a meno che non si voglia andare a ritoccare la cifra a questo punto. Per questo è importante stabilirlo prima. Io stabilisco che ti faccio uno shooting di cui ti realizzo le foto necessarie, quindi se è un ritratto magari te ne do 10 post prodotte, te le do tutte così come sono scattate, con la post produzione te ne faccio 10. Se è uno shooting per una multinazionale, ovviamente, o per un'azienda, in ogni caso è più complicato fare questo tipo di ragionamento, perché lì il più delle volte è necessario consegnare tutte le immagini in maniera tale che l'azienda possa disporne. Ovviamente l'azienda paga di più e quindi questo tipo di lavoro è pienamente giustificato. Nel momento in cui io faccio un book a una persona, sarà disposta a spendere probabilmente una cifra nel raggio tra i 100 e i 300 euro, non tanto di più. Un'azienda viceversa è disposta a spendere molto di più, si può arrivare anche a 1000 euro al giorno per un'azienda per fare uno shooting come si deve, e altrettanti per i giorni dedicati alla post produzione. Quindi se un'azienda mi dice che abbiamo scattato 500 prodotti e quindi sono già 1000 euro per la giornata e li devo scontornare tutti, quindi sono altri 2000 euro per due giorni di scontorno, a me va bene, io sono contento, mi sono portato a casa il mese. Chiaro il concetto? Queste cose però sono da stabilire prima, perché quello che vogliamo assolutamente evitare è di ritrovarci con uno shooting già pagato e 20 giorni di post produzione che il cliente si aspetta siano inclusi nel preventivo iniziale. Questo è assolutamente da evitare. Una volta scongiurato questo pericolo, e lo si può scongiurare in tanti modi, lo si può scongiurare mettendo in chiaro da subito il numero di immagini che verranno presentate, ma lo si può anche scongiurare mettendo giù su un contratto semplicemente quello che verrà fatto. Quindi i modi sono due per quanto mi riguarda: o lo dico su, e dipende dal cliente e dal tipo di rapporto che instauro durante la prima fase, perché se è un cliente facilone con cui si va d'accordo, gli si può anche dire le cose come stanno da subito. Se è un cliente un po' tosto, magari una multinazionale a cui è difficile smussare gli angoli, si può anche pensare di giocarsela in maniera più furba. Se c'è qualcuno in ascolto da una multinazionale, adesso mi odierà, però ragazzi, funziona così. Se è una multinazionale, si può pensare di mettere giù un preventivo scritto, una sorta di contratto, in cui si specifica le cose che verranno fatte. In questo modo io ti sto dicendo esattamente che cosa realizzerò, ti sto dicendo che organizzerò uno shooting, ti sto dicendo come lo realizzerò, quando, magari anche la location, ed è tutto scritto, per cui nel momento in cui il cliente mi dovesse dire ok, va bene, però c'è da fare questa cosa in più, ok, sul foglio non c'è, mettiamo una voce in più e questa voce è pagata. Poi glielo voglio regalare perché è un cliente bellissimo, spero che mi richiami, mi ha già dato 3000 euro e quindi gli voglio regalare qualcosa, quello padronissimo, però dobbiamo tenerci sempre aperta questa possibilità di dire: vuoi una cosa in più? Ok, però nel preventivo che ti ho messo giù non c'è, quindi io ho diritto di chiederti un surplus perché mi stai chiedendo una cosa in più. Questo è importante, tenete conto che se siete navigati questa cosa la sapete, e io adesso ve la sto mettendo giù in modo facile e sbrigativo, bisogna saperla fare questa cosa, nel senso che bisogna saper prendere il cliente nel modo giusto a seconda della persona con cui state trattando, perché anche se è una multinazionale state parlando con una persona, bisogna cercare di capire la persona che avete di fronte e cercare di mettergliela giù in maniera tale che gli vada bene quello che gli state proponendo. Attenzione, i nostri clienti, che siano privati magari un po' di meno, però lì conta meno perché pagano poco, ma se sono aziende, soprattutto se sono aziende grosse, lo conoscono questo giochino, lo sanno benissimo, quindi non vi aspettate di offenderli o che ci rimangano male se gli chiedete un qualcosa in più, perché loro lo sanno che è vostro diritto chiederlo, e se lo aspettano, ovviamente, se loro ci provano, loro provano a dire ci sarebbe da fare questa cosina in più, ovvio che se voi gliela regalate loro si sfregano le mani, si danno di gomito e dicono ce l'abbiamo fatta, anche sto mese abbiamo portato a casa lo sconto. Quindi non vi fate scrupoli a chiederle queste cose. Poi, ripeto, glielo volete regalare perché sperate che vi richiamino, lì è una scelta vostra, però sappiate che avete il diritto di chiederlo. Ora, una volta passata la fase preliminare, che di solito è la più complicata perché bisogna stare attenti, misurare bene le parole, stare attenti a come si intavola la trattativa, una volta superata questa fase si passa direttamente a stabilire come realizzare lo shooting. Quindi si passa a dire: va bene, è uno shooting di un certo tipo, serve questa strumentazione, io so già cosa mi devo portare, ho parlato col cliente, mi ha detto che taglio vuole, che formato finale vuole, insomma il lavoro lo conosco io, quindi so io che cosa mi devo portare, faccio la mia proposta al cliente in base al preventivo che abbiamo stabilito, ovviamente, perché se abbiamo stabilito una cifra è ovvio che non vado a proporre al cliente una cosa completamente fuori budget, gli propongo una cosa che ci stia e che vada bene a entrambi, e lo decido io a quel punto. È molto importante cercare di decidere noi le cose, per
un motivo semplicissimo, perché se decidiamo noi le cose saremo a nostro agio, perché è una scelta nostra, abbiamo deciso tutto noi, abbiamo programmato noi la cosa. Se noi deleghiamo, o comunque anche semplicemente se non prendiamo noi delle decisioni, ci mettiamo nel rischio di avere il cliente che prende la decisione al posto nostro, e lì vengono fuori dei guai, perché magari noi stiamo cercando di tenere il preventivo quello che è. Il cliente, magari, se noi non gestiamo ogni aspetto dello shooting, decide di gestire lui un aspetto dello shooting e ci sballa il preventivo, magari. E a quel punto è difficile venirsene fuori e dirgli però guarda che se facciamo così devo chiederti di più. A quel punto è un po' complicato, perché abbiamo appena fatto il preventivo e se abbiamo stabilito quelle cose lì, è meglio deciderle noi. Quindi decidiamo noi la location, decidiamo noi lo studio, se c'è da prendere uno studio, in maniera tale che il preventivo sia quello che vogliamo noi. Cioè, ho fatto un preventivo di tot, non vado a prendere uno studio fotografico in cui una sala posa a noleggio che mi mangi via tutti i soldi che guadagno, per esempio. Vado in una sala posa che mi costi, non dico poco nel senso che deve essere di scarsa qualità, ma sarà una cosa che mi costi poco nel senso che non mi deve erodere il mio guadagno. Se lo lascio decidere al cliente, questo è un esempio ma sono tante le cose che possono succedere, più cose lascio decidere al cliente più guai posso ritrovarmi. Quindi cerchiamo di gestire noi ogni aspetto, di decidere tutto noi, anche perché così facendo facciamo vedere al cliente che abbiamo pieno controllo della situazione, che sappiamo quello che facciamo. È anche più probabile che ci richiami se gli facciamo percepire che sappiamo gestire noi le cose, perché un cliente, ricordatevi, non vuole problemi, vuole soluzioni. Quindi nel momento in cui siete stati assunti, ok, vi siete stati bravi, però a questo punto non bisogna portare problemi al cliente, bisogna portargli soluzioni. Non bisogna andare a dirgli, però questo shooting è difficile, fatto così è complicato, non so, forse è meglio fare... No, bisogna dirgli direttamente, guarda, la soluzione è questa. Cioè non ti faccio vedere che tentenno, non ti faccio vedere dove ho difficoltà, ti faccio vedere dove performo bene. Poi una volta che io ti ho detto dove performo bene, se tu mi dici che vuoi fare un'altra cosa, allora mi posso un minimo sbilanciare e dire guarda, il modo giusto di lavorare è questo, se lo vuoi fare così ci saranno questo, questo e questo problema, ti sta bene lo stesso? Così siamo stati chiarissimi, a questo punto lo shooting è impostato, non ci rimane che eseguirlo veramente. A seconda del tipo di cliente è assai probabile che andremo a lavorare in maniera diversa, ovvero, mi spiego meglio, bisognerebbe sempre cercare di lavorare con la massima qualità possibile, con la strumentazione top e tutto quello che vogliamo, però spesso e volentieri non va così, e non va così per una questione pratica, ovvero faccio un esempio su tutti. Se sto facendo un ritratto per un privato, magari una fototessera, è assai probabile che io non vada a utilizzare la fotocamera più bella che ho, con la lente più bella che ho. Non perché non ci tengo a quel lavoro e perché tanto anche se viene una schifezza va bene lo stesso, non è quello il punto. Il punto è che il mio muletto, che è una PSC, quindi una camera entry level, è assolutamente in grado di eseguire questo compito egregiamente. Se io devo fare una fototessera non ho bisogno di usare una Hasselblad, non ho bisogno di usare un medio formato, di usare una camera stellare. È una foto normale, un formato normalmente piccolo, verrà probabilmente stampata in formato fototessera, quindi io la sto facendo grossa così e deve essere piccola così, sto già facendo un lavoro che è qualitativamente superiore alla richiesta, quindi non ha molto senso che io usi una camera come una 5D con un formato ancora più grande per fare una foto enorme che poi deve essere rimpicciolita. Questo per un motivo molto pratico, semplicemente per il fatto che se uso una camera con un sensore più piccolo avrò un file di uscita più leggero, lavorerò più in fretta sia in fase di importazione che di post-produzione che di esportazione. Quindi mi sto facendo un favore e il cliente non sta perdendo niente. Questo a scalare vale a tutti i livelli, nel senso che se devo fare uno shooting di ritratto per un privato ci sta magari che io lo faccia anche semplicemente con il mio flash a slitta e con un riflettore per far rimbalzare la luce. Ci sta, non è scandaloso, si può fare. Conosco il lavoro, so come si fa, lo gestisco in questa maniera. Per un cliente a cui devo fare una foto di ritratto singola magari non mi porto 7 luci e 7 cavalletti, cerco di giocarmela in maniera snella. Viceversa, per un cliente, un'azienda che paga tanto, cerco innanzitutto di far vedere al cliente che lavoro bene, quindi anche far vedere il parco macchine che ho, il parco giochi con le luci, i cavalletti, anche quello fa tanto, perché comunque faccio vedere che lavoro in un certo modo e quindi ci sta. È più probabile che un'azienda ti richiami piuttosto che un privato, oltretutto, quindi ha più senso investire lì. Lì, in base allo shooting, si vede anche che camera utilizzare, perché anche lì è uno still life su sfondo bianco o comunque su sfondo neutro, non ha molto senso utilizzare una camera con un sensore gigante e con un'ottica stellare, perché magari poi finiscono su un e-commerce piccole così. Quindi ripeto, non è una questione di lavorare male, è una questione di lavorare smart.
Nel senso che io non sto togliendo niente al cliente, una foto piccola così vista sul monitor di un cellulare su fondo bianco non ha una differenza percettibile se è scattata con una PSC o se è scattata con una full frame, non c'è questa differenza. La differenza del full frame la vedrei se stessi lavorando in un contesto di scarsa luce, quindi vedrei più rumore su una PSC ovviamente, e soprattutto io scatto con il full frame quando devo fare della post produzione invasiva, cioè devo modificare drasticamente i colori, allora sì che scatto con la full frame, perché voglio quel file d'uscita che mi permette di massacrare l'immagine senza avere una caduta qualitativa così pesante. A quello serve il full frame per me nel mio lavoro. Bisogna decidere bene che cosa utilizzare, anche semplicemente per il fatto che, come sappiamo bene, le nostre camere non sono immortali, la nostra attrezzatura, le nostre luci non sono immortali, ogni volta che noi le utilizziamo stiamo andando ad accorciare la loro vita. Quindi bisogna scegliere bene in che maniera utilizzarle. È evidente che se il mio vicino di casa mi chiede una fotografia del suo gatto, io non porto la camera più bella che ho, non faccio 300 scatti a raffica con la camera più bella che ho per il mio vicino di casa che mi ha chiesto le foto del gatto. Mi sono spiegato, no? Cerco di utilizzare l'attrezzatura giusta per il cliente giusto. Un cliente top che mi paga tanto avrà l'attrezzatura migliore, ma non perché è più figo degli altri, perché ne vale la pena, perché vale la pena utilizzare quell'attrezzatura per quel cliente, perché io spero che quel cliente mi richiami, quindi lì voglio far vedere i muscoli. Con un cliente più basso, che neanche se ne accorge, a cui comunque non sto sottraendo qualità, non faccio necessariamente vedere la cosa più figa che ho, gli consegno un risultato pulito, impeccabile, però senza fare il cinema di portargli tutte le cose belle che ho. Faccio semplicemente il lavoro nella maniera migliore che posso, lo consegno comunque in maniera pulita, impeccabile, e che ho usato una PSC, lui non lo saprà neanche mai. Ora, come regolarsi durante lo shooting? Appunto, siamo sempre su questo discorso. Per buona norma io vi dico che bisognerebbe sempre scattare in RAW, soprattutto se la memory card ve lo consente, perché se dovete fare 4000 scatti con una memory card sola, magari non ce la fate a scattare in RAW, e quindi dovevate pensarci prima e comprarvi delle altre memory card. Non si può arrivare da un cliente e dirgli: guarda, siccome i tuoi prodotti sono tanti, allora ti faccio le foto male. Bisognava pensarci prima, bisognava farsi dire quanti prodotti erano, per esempio. La cosa migliore è sempre scattare in RAW. Tenete conto che se non volete scattare in RAW potete impostare il profilo colore dei JPEG sulla vostra camera, quindi sRGB o Adobe RGB 1998. Io consiglio di impostare il secondo perché è più versatile e vi permette di tornare a sRGB senza avere una caduta qualitativa. Quindi diamo per scontato che scattiamo in RAW, in NEF o in qualunque formato produca la vostra fotocamera. A questo punto, una volta che siamo pronti a scattare, è importante gestire una serie di parametri. Ovvero, innanzitutto, nel momento in cui stiamo facendo uno shooting, io consiglio di scattare sempre in manuale, perché dobbiamo avere controllo su quello che stiamo facendo. Scattare in manuale così da avere una luce consistente, la scena è sempre quella, quindi a meno che non siamo all'aperto, che c'è magari situazione di luce variabile perché ci sono le nuvole, a meno che non sia quel contesto lì, in cui si può anche usare una priorità di diaframmi magari, ma se siamo in un contesto di luce controllata, sempre manuale ovviamente, perché dobbiamo gestire bene quello che stiamo facendo. E gestiamo anche il bilanciamento del bianco in modalità manuale. Questo per una serie di motivi che ho già spiegato in altri video. Il motivo principale è che nel momento in cui io faccio uno shooting voglio avere il colore consistente su tutto lo shooting. Quindi sto, per esempio, io adesso sto filmando con questa luce. Io ho bloccato il bilanciamento del bianco sulla camera con cui sto riprendendo perché non voglio sbalzi di colore durante la ripresa e non voglio sbalzi di colore tra un video e l'altro. Io voglio avere sempre lo stesso setup, sempre le stesse impostazioni. Quindi voglio che tutto rimanga esattamente uguale. Se io lascio il bilanciamento del bianco automatico, avrò una colorazione diversa a seconda del colore del soggetto che metto dentro nel mio frame. Se io mi metto una maglietta gialla e faccio una fotografia, e poi mi metto una maglietta blu e faccio un'altra fotografia, il bilanciamento del bianco è completamente diverso, sballa totalmente. Io non voglio che questo succeda. Intanto perché voglio i colori tutti uguali durante tutto lo shooting, ma anche per un altro motivo, che se io dovessi decidere di modificare la temperatura colore o la tinta in post-produzione, posso farlo su tutto lo shooting dello stesso amount perché è sempre uguale. Cioè è preimpostato sempre così, quindi se io faccio una modifica posso farla serenamente su tutte le foto di quella giornata perché tanto i parametri sono sempre gli stessi, quindi non devo neanche ricontrollarle. Quindi molto importante gestire questi aspetti. Molto importante gestire correttamente l'esposizione, per questo lavoriamo in manuale. Ovviamente quando andiamo a scattare l'esposizione deve essere giusta, non facciamo il ragionamento di dire sì, ok, è un po' sottoesposta ma poi la sistemo, cioè o lo facciamo con raziocinio, perché si può esporre a destra o esporre a sinistra, questo è un discorso di cui volendo poi parleremo anche, lasciatemi un commento se vi interessa che ve lo spiego, separatamente però perché è una roba lunga. Io posso esporre a destra o a sinistra, certo, ma lo devo fare per un motivo.
Se sto facendo uno shooting e sto cannando l'esposizione, esponendo troppo a destra o troppo a sinistra, poi arrivo a casa ed è un problema perché la devo correggere. Ok che stiamo scattando in RAW, mi raccomando, non scattate in JPEG. Ok che stiamo scattando in RAW, però fare delle correzioni mi porta via tempo, primo. E poi, avendo un file con già su delle correzioni, è difficile poi avere dei miglioramenti, perché l'ho già toccata, ho già fatto delle cose, ovviamente più modifiche faccio, più caduta qualitativa avremo, eh. Quindi non è che Photoshop risolve tutto, Photoshop risolve qualcosa, però se l'abbiamo scattata giusta e non c'è bisogno di risolvere niente, siamo stati bravi noi, no? È molto meglio scattarla giusta subito, così abbiamo meno lavoro da fare e il risultato finale è migliore, ragazzi, perché se usiamo Photoshop, è vero che si fanno delle figate pazzesche con Photoshop, ma se sono modifiche correttive che potevamo evitarci semplicemente stando attenti in fase di scatto, abbiamo risparmiato tempo e il risultato viene meglio. Quindi stiamo attenti, facciamo l'esposizione corretta, serviamoci di un esposimetro se a occhio non ce la facciamo o se non conosciamo la nostra camera, utilizziamo un color checker per avere il rapporto giusto con i colori magari, soprattutto se è uno shooting di prodotto dove i colori devono essere accurati, o uno shooting di indossato dove le tinte dei vestiti devono essere rappresentate con estrema precisione, usiamo un color checker, lo facciamo tenere in mano la nostra modella, lo mettiamo sul set, così poi possiamo andare a fare il bilanciamento del bianco o addirittura creare un profilo personalizzato per quello shooting. Queste sono tutte cose che si fanno se è un cliente importante, ovviamente, ripeto, se è il vicino di casa che mi ha chiesto la foto del gatto, non uso il color checker, questo è chiaro. A questo punto, diciamo che abbiamo portato a termine con successo lo shooting e ce ne torniamo a casa, possibilmente senza dimenticare la nostra attrezzatura in loco e senza aver rotto niente, perché capitano anche queste cose. Ce ne torniamo a casa e che cosa succede? Abbiamo scattato in RAW, quindi la prima cosa che dobbiamo fare, importiamo il nostro shooting e decidiamo che profilo colore impostare, perché il RAW nativamente non è composto di pixel e non ha un profilo colore incorporato, quindi prima cosa da fare, andiamo a guardarci le nostre foto, ne scegliamo un paio significative e vediamo se c'è un profilo colore. I profili di Adobe funzionano molto bene, ci sono anche i camera standard, andiamo a provare di selezionarne qualcuno e vedere se la foto migliora con un profilo diverso, dopo per scontato che lavoriamo sulla suite di Adobe ovviamente. Se come me lavorate sulla suite di Adobe, il preimpostato quando importate in Lightroom o in Camera Raw dovrebbe essere Adobe Standard. Adobe Standard va quasi sempre bene, io lo uso per il 99% delle cose che faccio, però guardo se ce n'è qualcuno che rende meglio sui colori dello shooting che ho fatto, perché se c'è un profilo colore che mi fa esaltare un colore che a me interessa all'interno di quello shooting, scelgo quel profilo, per il semplice fatto che sto apportando una miglioria senza avere la minima caduta qualitativa, perché ancora non stiamo lavorando sui pixel, quindi sto facendo una modifica migliorativa senza perdere niente di qualità, questo è molto importante. Si passa a questo punto allo sviluppo digitale, quindi io personalmente lavoro molto con i preset, che non sono i preset che scarico dagli Instagrammer che dicono scarica il mio preset, solo 9,99, no, sono i miei preset che mi faccio io, nel momento in cui mi serve una cosa, mi serve un preset per rendere più nitida una fotografia fatta con una particolare camera, mi faccio un preset per quella camera dove gestisco la nitidezza di quella camera lì, nel momento in cui importo uno shooting fatto con una certa camera, ho il mio preset per quella camera, boom, con un colpo solo tutte le foto hanno la nitidezza che voglio io, perché l'ho impostata io, il mio preset, che fra l'altro vi regalo, vi lascio un link sotto in descrizione dove ci sono i miei preset più utilizzati, assolutamente in free download, non vi dico di usarli così, non perché vi denuncio, potete usarli come volete, ma vi invito a giocarci invece di prenderli per buoni, perché sono tarati sulla mia roba, quindi voi potete utilizzarli ma difficilmente funzioneranno perfettamente, a meno che non abbiate esattamente il mio stesso setup, cosa che ovviamente è possibile. Però vi invito comunque a giocarci, perché magari trovate una disposizione che funzioni bene con la vostra strumentazione, a quel punto vi salvate il preset e l'avete fatto vostro. Potete anche rivenderlo a quel punto. Quindi, abbiamo impostato il profilo colore, abbiamo impostato un preset che per noi è sempre quello che può essere la nitidezza, la correzione del profilo della lente, cose di questo tipo le abbiamo impostate, a questo punto si passa allo sviluppo digitale vero e proprio, nel senso che se ci sono cose da sistemare, nitidezza, saturazione, esposizione, bianchi, neri, la tinta, tutte queste cose qui, andiamo a sistemarle, se ci sono cose da sistemare le mettiamo a posto, a questo punto diamo per scontato che lo sviluppo digitale sia fatto correttamente, a questo punto dobbiamo esportare le immagini, dobbiamo fare delle scelte molto precise anche qui, perché al momento dell'esportazione dobbiamo decidere in che formato esportare e con che profilo colore, sono cose cruciali perché dipendono dall'utilizzo che verrà fatto delle immagini. Ora, normalmente quando io mando i provini al cliente
magari non ho ancora fatto tutto questo lavoro, magari ho solo messo il preset, le esporto tutte e mando i provini al cliente, poi il lavoro lo faccio dopo. Nel momento in cui mando i provini al cliente, esporto semplicemente dei file JPEG 8 bit con un profilo colore che può essere o sRGB o Adobe RGB 1998, non mi interessa neanche tanto in questa fase, perché magari non so ancora esattamente il cliente che formati vorrà. Avrei dovuto chiederglielo prima, però diciamo che tanto io ho scattato le foto alla massima qualità, quindi posso scalare tutti i formati anche in un secondo momento. Nel momento in cui il cliente mi dicesse queste foto sono da stampare, cavolo, e allora devo esportargliele con un profilo colore ben preciso. Viceversa, mi dice guarda, sono tutte per i social, devo esportarle con un altro profilo colore. Quindi dovrò usare sRGB se sono per il web o Adobe RGB se devono essere stampate, per esempio. Un cliente top potrebbe anche chiedermi le immagini con profilo colore Profoto RGB. Non c'è problema, vado a impostargli in fase di esportazione quel profilo colore e gli esporto le immagini in Profoto RGB a 16 bit se le vuole così. Diventeranno ovviamente più pesanti, saranno più difficili da gestire, però la richiesta è quella, io eseguo. L'importante è saperlo fare e sapere che questo processo va gestito, perché se noi non lo gestiamo gli stiamo dando delle foto con dei colori che poi potenzialmente sballano. Poi il cliente non lo sa perché sballano, più delle volte non ne ha idea, pensa che sia colpa sua, però capita il cliente che invece lo sa, oppure magari un'azienda che ha un grafico interno, il grafico interno la prima cosa che fa è dire non è colpa mia, quindi è colpa del fotografo. Quindi anche qui bisogna parlarne, chiedere che formato serve, che profilo colore serve e dargliele giuste, perché sennò poi sembra che abbiamo lavorato male noi, anche se non è vero. Diciamo che abbiamo mandato i provini, il cliente ci dice quali foto vuole, facciamo la post su quelle che sono state richieste, a questo punto sappiamo in che formato dobbiamo esportare, magari anche doppio formato, perché no? Perché le vuole sia da stampa che per i social, allora gli facciamo un doppio export, gliele esportiamo prima in JPEG 8 bit con sRGB come profilo colore, poi invece gliele esportiamo di nuovo con Adobe 1998 come profilo colore e magari gliele esportiamo in TIFF 16 bit, perché no? Si può anche fare così, gliele si manda in doppio formato, il cliente farà una bella fatica a scaricarle perché poi saranno pesantissime. A questo punto come si mandano le foto al cliente? Banalissimo WeTransfer, laddove WeTransfer non fosse sufficiente, perché lo so benissimo che è una seccatura mandare 8 WeTransfer al cliente perché non ci stanno, se WeTransfer non basta io consiglio FileMail o Smash, che sono due siti competitor di WeTransfer, funzionano sostanzialmente nello stesso modo, si caricano dei file, si dà una mail di un destinatario e la propria mail e i file vengono recapitati in formato digitale pressoché senza perdita di qualità, quindi è assolutamente uno standard che va benissimo così. Io consiglio, come peraltro prescrive la legge, di conservare le immagini per un lungo periodo di tempo anche dopo che sono state consegnate, perché non sono certo l'unico a cui capita di sentirsi dire dal cliente anche settimane dopo: ah cavolo, no, mi avevi mandato un vetrale, no, l'ho visto, l'ho fatto scadere, me le rimandi. Ecco, bisogna avercele ancora ovviamente, quindi anche se pesano, anche se occupano spazio, anche se è una rottura di balle avere lì quella cartella, che è un lavoro che ormai è pagato e che consideriamo concluso, teniamola lì per almeno 90 giorni. Dopo 90 giorni io le tengo ancora, io le tengo per un anno. Uno shooting io lo tengo almeno per un anno, perché non si sa mai, mi è capitato che un cliente mi chiedesse cose anche dopo un anno e mezzo. Dopo 2 anni francamente ti gioca anche contro a quel punto, perché se un cliente si fa vivo dopo 2 anni dicendo senti ma ce l'hai ancora quelle foto che mi avevi fatto? Risposta: guarda caro, no, non ce le ho più, quella roba pesa, io te le ho consegnate, le rifacciamo se vuoi, che problema c'è? Torno da te, le rifacciamo, le paghi di nuovo. A quel punto è assolutamente lecito comportarsi in questo modo, perché è colpa sua, noi gliele avevamo consegnate, chiediamo se sono state scaricate, chiediamolo al cliente, magari WeTransfer ci avvisa se sono state scaricate, ci arriva la mail di conferma, però noi ad ogni buon conto gli chiediamo, mandiamo una mail, diciamo tutto a posto, hai scaricato, vanno bene, sì sì vanno bene, le ho scaricate, a posto. Allora noi da quel momento, dopo 90 giorni, possiamo buttare via tutto. Possiamo anche tenerle, per carità, io vi ho detto, le tengo per un annetto perché non si sa mai, però anche lì bisogna vedere anche che cosa succede, perché se un cliente mi dice dopo 6 mesi, guarda mi è bruciata la casa, ho bruciato il computer, mi rimandi lo shooting? Certo, ce l'ho ancora, te lo rimando, non è un problema, faccio bella figura io perché ce l'ho ancora. Fin qui tutto liscio. Se un cliente si rifà vivo però e dice guarda avrei bisogno che mi facessi della post-produzione aggiuntiva su tutte queste immagini e che me le rimandassi, dico beh allora qui è un discorso diverso, perché qui mettiamo giù un altro bel preventivo, perché qui io ti faccio pagare lo stoccaggio perché mi stai lasciando le tue immagini, cioè io ce le ho ancora, mi pesano, quindi qualcosina ti butto giù anche per quello, e poi ti faccio pagare le ore perché mi stai chiedendo un lavoro aggiuntivo e non è che siccome ti ho fatto uno shooting 6 mesi fa è ancora incluso, assolutamente no, quindi vuoi questo lavoro?
te lo faccio pagare in più. Non solo, è anche importante dopo un certo periodo, secondo me, buttarle via o dire che le avete buttate via in ogni caso, perché ci sono clienti di cui io ho ancora gli shooting da anni e anni, perché sono clienti magari top, che magari lavori che sono io stesso che voglio tenere perché mi fanno portfolio, quindi ce li ho ancora tutti gli originali. Però il discorso è, se quel cliente si rifà vivo e mi dice ma ce l'hai ancora lo shooting del 2017, cioè a quel punto credo che sia più mio interesse dire guarda, lo shooting del 2017 insomma sono passati tanti anni, te ne propongo uno nuovo, rifacciamolo, io sono migliorato, suppongo che anche tu sia migliorato, lo facciamo meglio, facciamo delle foto migliori, lo rifacciamo. Cioè a quel punto è mio interesse proporre una cosa del genere, anche se ce le ho ancora, perché se ce le ho ancora il cliente mi dice rimandamele, è finita lì. Invece se gli propongo un nuovo lavoro, mi sono portato a casa un nuovo lavoro potenzialmente di un cliente top. Quindi secondo me non ci gioca a favore tenere le immagini per sempre. Comunque facciamoci furbi, se c'è la possibilità di chiedere per un lavoro in più, comunque andando a fare un lavoro migliorativo per il cliente. E comunque ricordatevi che l'onestà non porta a casa i soldi, perché se ogni volta che un cliente vi chiede una cosa gli trovate una soluzione gratuita, non state facendo un favore a voi stessi. Bene, con questo io credo di aver coperto più o meno tutto quello che è l'arco di lavoro su uno shooting fotografico. Non vado a impelagarmi in questioni di post-produzione avanzata in questa fase, perché mi interessava soltanto farvi capire come si sviluppano le varie fasi, dalla richiesta iniziale fino alla consegna delle immagini. Questo più o meno è il mio flusso di lavoro, ovviamente non è detto che sia quello più corretto, è quello che funziona per me. Parliamone di questa cosa perché sono curioso di sentire se c'è qualcuno che ha sviluppato un flusso di lavoro molto diverso dal mio. Non si butta via mai niente, nel senso che se a qualcuno di voi è potuta essere utile quella che è la mia esperienza, sono assolutamente fiducioso di poter imparare qualcosa da flussi di lavoro sviluppati in maniera diversa. Quindi non esitate a farmeli sapere. Spero comunque che abbiate imparato qualcosa anche oggi. Vi invito a questo punto a lasciare un like a questo video e anche a iscrivervi, perché insomma io cerco di buttare fuori contenuti, quindi se volete continuare a imparare qualcosa vi conviene premere quel bottone e attivare anche la campanellina. E io vi do appuntamento al prossimo video.